Buongiorno a tutti. In questo video vorrei parlare dei video che ho fatto in precedenza. Ho parlato di quella signora che faceva video alla frutteria Anna Ribella. Come ho detto, io non ero d'accordo con lei. Innanzitutto perché lei non ha un'idea del reale problema che si sta vivendo qua in Italia. Ho sentito che sta in una villa a Dubai. Quindi a Dubai sappiamo che una villa a Dubai significa una condizione non agiata, ma una condizione di abbondanza. Comunque non tocca a me giudicare. Per sapere quello che sta succedendo qua, bisogna calarsi nella situazione locale. Ora, io ricordo che ogni cosa noi la dobbiamo ad Allah. In nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso, nella sura il puro monoteismo leggiamo: Egli è Allah, l'unico, Allah è l'assoluto, non è generato, non ha generato, non è stato generato e nessuno è uguale a lui. Quindi io ogni giorno non cesso di lodare Allah, perché a lui devo tutto. A differenza di quella signora, io non abito in una villa a Dubai, ho un terreno, lo coltivo. E mi posso ritenere tra i pochi fortunati che riescono a fare la spesa, hanno un forno, sono una piccola proprietaria terriera, ma non è questo il problema. Comunque io lavoro, le mie mani lavorano i campi, sono ruvide. Il problema è un altro, io non faccio i video come quella signora in tono polemico. Oggi sono scesa a comprare il pane, ho il panificio sotto casa e una signora, proprietaria di un piccolo negozio che ha dovuto chiudere, vista la situazione attuale in cui stiamo vivendo, si lamentava, come farò? Io ancora posso comprare il pane e la pasta, però presto non potrò più. Ora sappiamo che il governo ha detto di dare 600 euro a tutti, cioè... erogherà degli stipendi straordinari, io non sono ben informata, comunque darà 600 euro a chi ne ha bisogno, buoni pasto. Questa signora diceva che lei non aveva diritto perché aveva un piccolo negozio, non ho capito bene, non sono informata, ripeto. Io non ho chiesto 600 euro perché io non ho diritto, sto bene, quindi non ho diritto a chiederle, ma non sono come quella signora che sta a Dubai. Non ho piscina, ho un terreno, semplicemente galline e lavoro. Lavoro la terra. Stamattina ho scippato erba nell'orto e ho piantato 30 pomodori con le mie mani. Ma però mi rendo conto che c'è gente che non riesce più a fare la spesa. C'è gente che non si può permettere più nulla. Queste persone mi fanno dire, fanno pena, cioè c'è una situazione in cui l'emergenza sanitaria si sta mescolando all'emergenza economica, all'emergenza sociale. È vero che il governo sta facendo degli sforzi e questo lo riconosco ed è ammirevole. Ma la mia proposta, e poi il virus c'è realmente, non è inventato come diceva quella signora, i medici stanno facendo degli sforzi straordinari e sono da lodare. Qua, loro hanno diritto alla Jannah, al paradiso. Ciò che noi dobbiamo chiedere, oltre a pregare, perché è giusto pregare, noi ogni cosa la dobbiamo ad Allah. Perché ateo, un signore mi ha scritto: sono ateo, ma se fai il bene avrai lo stesso diritto al paradiso, perché l'importante per ora è fare il bene e prodigarsi per gli altri. La mia proposta, come ho detto nel video precedente, è andare verso una riapertura graduale. Quindi se siete d'accordo con me, mandatemi un link per una firma o qualche cosa, non so come funziona. Verso una riapertura graduale con le dovute precauzioni, perché in questo momento è importante contenere il virus, in modo da poter rilanciare l'economia italiana, in modo che queste persone che oggi hanno bisogno possano ritornare a lavorare, quindi non fare assembramenti, affollare le strade, ma verso una riapertura graduale, verso quella che il Premier Conte
definito la fase 2, perché se questo virus come la spagnola durerà 2 anni, dovremmo imparare a conviverci. Non si può tenere l'Italia chiusa per 2 anni. Quindi questa è la mia proposta, una proposta fatta gentilmente, cioè senza, perché io sono sottomessa da là, quindi per le persone che hanno bisogno, andare verso una riapertura graduale delle attività, questa è la mia proposta. Quindi, se siete d'accordo, fare anche una petizione in modo, diciamo, gentile, in modo non come quella signora, perché io vedo i bisogni della gente e quindi, e se si può, oltre a fare la spesa per se stessi, comprare qualcosa nella spesa per queste persone che hanno bisogno. Quindi questa è la mia proposta, Allah vi benedica tutti, perché Egli è l'unico, l'assoluto, non ha generato, non è stato generato, nessuno è uguale a Lui. Quindi questa è la Sura, il puro monoteismo. Speriamo che tutto questo finisca bene e tutto dipende da Allah, ma in parte anche da noi. Con questo è tutto, vi saluto.